Hola a tutti, benvenuti o bentornati nel canale e eccomi per truccarmi insieme a voi utilizzando il brand NYX, quindi mi trucco con NYX. Dopo il video precedente di Mario No e anzi, dopo aver registrato quel video, aver staccato, poi mi sono ritrovata due prodotti di Mario No che non vi ho menzionato nel video. Quindi lo farò adesso. Uno è l'illuminante in stick che proveremo dopo, come appunto illuminante ve lo mostrerò dal vivo, mentre l'altra era una crema mani che mio figlio ha già terminato, si trattava di una piccola crema. La fragranza era delicata, mio figlio è piaciuta, devo dire questa crema. L'ha finita veramente in un batter d'occhio, abbastanza devo dire idratante, lo aveva su da subito le mani il giorno dopo ben idratate, quindi questa è una crema che è piaciuta molto, quindi adesso la posso buttare. Mentre dopo proveremo l'illuminante in stick, che è questo qui. E quindi niente, bando alle ciance, prima di iniziare vi ricordo che è ancora attivo il regalino, quindi mi raccomando un cuoricino viola giù nei commenti sotto il video decluttering della prima puntata dedicata alle palette per chi volesse partecipare e così al raggiungimento dei 500 iscritti regalerò ad uno di voi un pensiero, un mio piccolo pensiero. Scusate se sentite dei rumori sottofondo, è il folletto. Inoltre, quindi mi raccomando, fate iscrivere a tutte le persone che conoscete al mio canale, così arriviamo subitissimo ai 500. Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando quindi la campanella, lasciandomi dei like e fatemi sapere nei commenti voi cosa avete provato del brand NYX e cosa soprattutto vi è piaciuto e cosa no. Mi raccomando, vi aspetto giù nei commenti. Detto questo, partiamo. Ok, partiamo dalla skincare. Ho fatto già skincare al viso, ma voglio applicare le labbra, idratanti labbra come mio solito fare. E devo dire che stavolta di NYX, soprattutto le cose trovate nel calendario, sono tutte cose che non ho provato ancora, quindi diciamo che è più una sorta di first impressions insieme a voi. Poche cose ho provato, però quelle cose che ho provato poi ovviamente ve lo dirò. E tipo questo, cioè questo lo sto mangiando, raga, cioè si vede che mi piace, eh? Mi piace veramente tanto. Questo qui l'ho trovato nel calendario dell'avvento, ne ho trovati tre, anche di altre due colorazioni, una molto più aranciata e l'altra rossa, se non erro. Questa è quella fucsia e si sa di strawberry, si chiama Strawberry Flex, si sente un po' la fragola. Questo è un gloss, infatti è molto molto corposo sulle labbra, però mi idrata tantissimo veramente, mentre questo è proprio nato come oil, questo qui, e tra quelli usciti è questa è la colorazione mia preferita, Follow Back, applico prima lui. Così poi dopo lo tolgo perché voglio tenere l'altro. L'altro, vi dico, già vi ho detto che mi piace di più rispetto a questo. Allora, di questo mi piace che ha questi piccoli micro glitter molto scintillante. Vedete l'effetto? Un po' però appiccica, però nonostante ciò mi piace, però è meno corposo rispetto all'altro, cioè non so spiegare, un po' più secco tra virgolette rispetto a questo, che tra i due preferisco questo, però anche flat oil è
è un buon prodotto e capisco perché a tante persone piaccia. Lo vado a togliere. Infatti, questa tonalità qui penso che la terrò perché è la mia preferita. È leggermente colorato, però comunque rimane veramente un bel prodotto. Adesso applico invece l'altro, che è proprio un gloss molto più corposo, volumizza un po' le labbra, almeno otticamente. Vedete proprio questo effetto specchio. È molto più voluminoso e corposo, cioè non ho più le pieghette labbra delle labbra, e oltretutto è super idratante. Io questo, da quando ho aperto il calendario, sto utilizzando solamente lui come idratante la sera, a volte anche la mattina prima di andare in accademia, e non ho più le labbra secche con questo prodotto, quindi straconsigliato. Adesso sto iniziando ad applicare il fondotinta. Non ho in questo video quello NYX, però vi avviso già che in un vecchio video haul io avevo acquistato delle cosine NYX, per cui arriverà sicuramente anche un secondo video dedicato al brand, e che proverò insieme a voi. E in quell'altro video ci sarà invece un fondotinta. In questo invece non l'ho aggiunto, perché ho dato per lo più priorità ai prodotti usciti nel calendario dell'avvento. Quindi adesso finisco di applicare il fondo off camera e ci vediamo dopo per il passaggio successivo, cioè gli occhietti. Adesso voglio applicare un correttore che io avevo da veramente un sacco di tempo, il Can't Stop Won't Stop. Non ricordo se ve l'ho già mostrato in un video, ma mi sembra di sì. Comunque, questa è l'altra tonalità che avevo, vanilla. Ne avevo anche un'altra, forse Fair, che ho già declatterato perché non mi trovo più nella mia makeup collection. Ho fatto color correction al di sotto col mio amatissimo Benefit, e questo correttore qui, raga, non mi è piaciuto tanto perché tende un po' a segnare, un po' secchino, però devo dire abbastanza coprente. Però la resa non è tra le mie preferenze. È un correttore che comunque si percepisce sulla pelle. Adesso invece vado a settare il viso, ma lo faccio off camera perché a sto giro non ho nulla di NYX, però nel prossimo video ho una cipria del brand da mostrarvi, che acquistai, ho acquistato l'estate scorsa, praticamente l'anno scorso. E adesso vado ad utilizzare, vabbè, quella Nabla che mi sta terminando. E il prossimo video che farò del brand sarà veramente una full face, perché veramente ho tanti prodotti di NYX. Quindi niente, adesso applico la cipria. Da questa parte però il lato alto dello zigomo non lo vado a fissare, perché proveremo insieme per la prima volta questo blush in crema che ho trovato nel calendario dell'avvento, ed è questo qui. Non vi spaventate, ne ho applicato io tanto, ho cercato anche di sfumarlo, e già dallo swatch comunque mi sembra molto molto pigmentato, e anche la colorazione, questa è Showgirl, molto bella. Tra le tre che sono uscite, questa
mi piace molto di più delle altre. Speriamo che sia anche buono e performante. Mentre qui invece applicherò tutti i prodotti in polvere, quindi qui posso settare tranquillamente. Ok, raga, alla fine ho cambiato idea, ho fatto anche contouring, quindi proseguo e termino prima la base, poi passiamo agli occhi. Io ho diversi prodottini, qui ho detto di andare su prodotti in polvere e vado ad utilizzare questa palettina e mi dispiace tantissimo che sono arrivata troppo troppo tardi. Ho visto l'altro giorno sul sito, già non è più disponibile, quindi l'applicherò off camera perché mi sembra inutile parlarvene poi più di tanto di questo prodotto. Comunque era una palette viso composta da due blush e un illuminante al centro in collaborazione con Barbie, però devo dire che il pack mi sa proprio di trucchi per bambine di 10 anni, cioè se non fosse per la scritta Barbie è molto cheap e cioè tendere a rompersi facilmente come prodotto, devo dire. Comunque applico il blush pescato, visto che dall'altra parte proveremo quello in crema che invece è malva. Applico questo qui che ha dei piccoli glitterini all'interno. Ma vi posso dire che qui non si vede probabilmente nella fotocamera del cellulare, però cioè, c'è un accumulo di prodotto e ha fatto macchia, eppure questo è lo stesso pennello che utilizzo sempre. Boh, vabbè. E adesso invece qui vado ad applicare l'illuminante stesso della paletta, anche se lo vedo già da qui abbastanza scuretto. Illuminante applicato, alla fine dai, è abbastanza. Va bene abbastanza per me, è abbastanza portabile, non è poi così scuro. Boh, sarà che ho applicato il Fix Plus prima, magari ancora non si è asciugato, però si nota, devo dire, abbastanza. Però, raga, vi devo dire, per chi non l'ha acquistata, non è che vi siete perse chissà che, eh. Adesso vado ad applicare questo. Ho un pochino di paura perché è molto molto scrivente, quindi scarico abbastanza prodotto e così. Mi sa che ne ho messo pure troppo e vado sempre con questo. Fatto proprio una macchia. No, diciamo che col pennello non va bene. Provo con altri, con la spugna. Vedo se la situa migliora, perché così proprio non va. Dai, nel frattempo con la spongia un pochino meglio, si riesce a sfumare meglio, però non si setta, non è un prodotto che si setta, comunque vedete. Rimane piuttosto cremoso, poi non si setta, non è un prodotto che rientra nelle mie preferenze. Inoltre, qui, ahimè, si intravede la mia pelle al di sotto, quindi ha struccato un po' la base. E altro punto che a sfavore che non mi piace purtroppo, non sarò io, non lo so, incapace a, boh, a non saperlo usare bene, non lo so, ma non mi entusiasma ahimè come prodotto. Se invece voi lo utilizzate in un modo diverso, in maniera diversa e riuscite a farlo funzionare, se vi va fatemi sapere nei commenti. Comunque adesso vado avanti ed applico invece qui questo in stick di Marionnaud, che è questo swatch qui. Ho cercato di rimediare un po' il blush, ma comunque la base adesso non mi sta piacendo proprio. E ho applicato un blush di Kiko, questo qui, al di sopra. Ho
per cercare un po' di coprire nelle zone, ma comunque non mi entusiasma proprio questo blush di NYX. Peccato, però, veramente un peccato che il colore mi piaceva molto. Questo è l'illuminante di Marionneau, che sembrava scuro da qui, però per la fine è molto chiaro, è più chiaro di quello di NYX, che è più oro. Questo invece risulta poi una volta applicato più rosato, adatto sicuramente ad una carnagione super chiara come la mia, ma non a carnagioni più scure. Questo l'avevo già provato, questo di Marionneau, ricordo che non è che mi aveva fatto impazzire. E inoltre, già anche dallo swatch rimane anche lui cremoso e stampa, vedete? Quindi va settato ulteriormente poi al di sopra con un prodotto in polvere al di sopra, perché altrimenti non dura niente, soprattutto se avete una pelle grassa. Però vi devo dire che bello comunque l'effetto, e mi piace più questo di Marionneau che questo di NYX, che contiene più pearlescenza e più glitter all'interno. Invece questo è proprio un effetto bagnato, bello. Ricordo che non mi era piaciuto, però adesso riapplicarlo, magari con le dita, forse si sfuma meglio. Comunque, questo Marionneau, niente, niente male. Raga, sto cercando di struccare il blush in crema e si presentano come delle tinte, perché vedete, poi fanno fatica a struccare e questa tonalità qui poi macchia anche un po' la pelle. Quindi mi fa pensare che sono tinte guancia che comunque durano nelle ore. Però mi dispiace tanto che, in quanto ad applicazione e sfumatura, non mi ha fatto impazzire. Però mi piace comunque il fatto, da un lato, che comunque è un prodotto che dura tantissimo. Detto ciò, stringiamo e andiamo agli occhietti, che qui, anche qui, davvero tante cose da mostrarvi. Prima palettina da mostrarvi è questa qui, una piccola palettina, si chiama Ultimate Edit nel colore Warm Neutrals, quindi la 01 praticamente, color appunto una palette nude, ma sui toni caldi decisamente. Ha quattro ombretti matte e due shimmer, che cercheremo di provarli tutti o almeno quasi tutti. E questa qui l'ho trovata nel calendario dell'avvento, quindi prendo i miei pennellini e iniziamo. Prendo il colore più chiaro, questo qui, che lo applico un po' così su tutta la palpebra, tanto non credo si vedrà molto sulle mie palpebre, infatti è quasi impercettibile, quindi a questo punto lo metto un po' anche fuori verso il sopracciglio, e giusto così per settare ancora di più le palpebre. Questa paletta la provo veramente insieme a voi per la prima volta adesso in diretta, mai ancora provata. Ok, faccio stessa cosa anche dall'altro occhio, però vi anticipo che, avendo tanti prodotti occhi e fortunatamente oggi non devo uscire, quindi farò due look occhi completamente diversi. Ok, su quest'occhio sinistro utilizzerò completamente questa palette, quindi applico questo qui, che è un paprika medio,
sempre con lo stesso pennello Jessup, utilizzato prima per il primo ombretto, e lo applico nella piega. Quindi qui verrà un trucco completamente caldo, mentre l'altro mi sbizzarrisco un po' con le matite. E poi ho una palette glitter che ho da una vita nella mia collezione. L'avrete vista anche in qualche video decluttering, che non l'ho mai abbandonata. Però non l'ho mai mostrata nel mio canale, quindi non l'avete mai vista, mi sa. Anche se io ho qualche glitterino di quella palette in passato l'ho utilizzati, però adesso è da parecchio che non la utilizzo effettivamente. Allora, la palettina che spolvera un pochino, anche l'ombretto di prima, quello più chiaro, tende un po' a spolverare. Questo è scrivente, ma l'avrei preferito ancora più scrivente. Vabbè, questo è il suo massimo. Adesso vado a prendere gli altri due colori. Poi adesso prendo questo marroncino qui, che è l'ultimo colore, e lo applico proprio nella piega con un pennellino più piccolo, che è più da precisione. Faccio prima una sorta di C all'angolo esterno e poi sfumo verso l'esterno. Piuttosto delicata questa palette, non lo so, non so voi. Avrei preferito qualche un po' più di pigmentazione, non so. Non è una palette che fa macchia, i matte si sfumano, però vanno applicati, vanno stratificati in continuazione, perché cioè, il trucco sta risultando veramente piatto. Cioè, se mi avvicino, cioè, quasi non vedete i colori, non si distinguono quasi. Non so, sono un po' perplessa per questa palettina, ma più stratifico, poi comunque sfumo e va scemando poi la sfumatura, quindi vabbè. Non vado ancora avanti e applico i due shimmer. Applico prima questo, che sembra quello più scuro, lo applico con le dita. Come mi sembra? Dai, questo è scrivente. E poi applico questo rossiccio. Più carino quello bronzo, decisamente. Però fanno un po' di fallout. Mannaggia, ho già fatto la base. Ma però, nemmeno, cioè, gli shimmer sono chissà che belli, insomma. C'è di meglio, c'è di meglio. Pulisco.
quindi niente, vabbè, mi rimane l'ultimo colore che è questo qui, che non ho utilizzato, mi sa, e lo applico sotto, nella rima inferiore. Così ho utilizzato tutti i colori di questa palette. Oppure l'ho utilizzato questo rosso, ma no, cioè non mi ricordo. Vabbè. Molto molto caldo come look, non è da me. Infatti è un bel po' di tempo che ho abbandonato quasi tutte le mie palette calde, che già comunque ne avevo poche di palette calde. E direi con questo look ci sta bene questa. Dovrebbe essere, allora, questi sono i famosissimi Epic Smoke Liner. Smoke perché sono adatti per dei look smoke. Smoke, insomma, e perché questo, diciamo, pettinino per sfumarle, però mai utilizzato. E questa è la 06 Brick Fire, sembra quella più calda di tutte, quindi c'entra con il look, non essendo nera. Comunque, devo dire che scrive abbastanza. Queste le ho utilizzate, non ricordo se le ho utilizzate tutte, però un paio di colori sì, quando le acquistai. C'era tipo la grigia che non mi piace tanto, mi piace meno delle altre. Però a quanto durata, raga, dirò una sciocchezza, ma non voglio dire cavolate. Per cui poi vi dirò in info box, vi scriverò se durano perché non mi ricordo più. L'ho utilizzate un bel po' di tempo fa. Comunque vi scriverò in info box anche la durata e la performance di queste matite. Da questo trocchio invece voglio fare una cosa un po' grafica, avendo altre matite sempre della Epic Ink, e poi ho anche queste, l'arancio e questa, diciamo, più nude. Ne avevo prese veramente un sacco di queste, e in quel periodo che avevo la fissa per le matite colorate, le volevo di tutti i colori. Quindi facciamo una cosa un po' più grafica, perché qui non abbiamo ombretti. Questa lilla è molto chiara, ma comunque è scrivente. E stavolta voglio utilizzare questo per sfumarle. Si fissano subito, eh. Non permette di lavorarle tantissimo. Bisogna essere super veloci per usarle ad esternocchio. E poi voglio proseguire con questa verde. Si vede niente? Ok. E sfumo anche qui, ma comunque questo applicatore, cioè, si va proprio super scomodi,
sinceramente. Quindi l'applicatore per essere utilizzato per un trucco in pencil è super bocciato, perché ci vuole un applicatore molto molto piccolo per sfumarle bene le matite ed essere soprattutto precisi, perché non sono per nulla precisa attualmente per questo look. Però comunque la linea che ho creato doppia, non male. Voi che dite? Dai, non male veramente. E ci sono questi glitter da applicare. Non ne voglio applicare tanti, massimo due. Quindi adesso mi decido quale applicare. E nel frattempo applico al di sotto la colla per glitter di NYX, che questa è una garanzia, raga. E piace a tutti ed è una colla formidabile per i glitter, ancora tra le migliori ancora in commercio, secondo me, perché va proprio a farli aggrappare per bene. Perché questa palette l'ho provata, mi dicevano prima, quando l'acquistai, essenza base. Mi sono ritrovata comunque glitter dappertutto perché non si aggrappano senza nulla al di sotto. Quindi questa colla è fantastica e anche se la finirò la dovrò riacquistare. Allora voglio applicare questo qui che è il più chiaro qui praticamente all'angolo interno. I glitter al tatto sono veramente spessi, però, non sono per nulla sottile e già sotto le dita si percepiscono. Cerco di essere precisa, però senza pennellino faccio veramente fatica. E infatti, poi con le dita si fa per forza fallout. E poi verso l'esterno applico questo, che è un lime verde con del giallo. Particolare. Non volevo applicare dei glitter scuri, sinceramente. Bello. Questo è bello. Questo ancora non l'avevo provato. Bello. Con questa palette, se si fanno dei look particolari, comunque da festa, veglione, cioè fantastico. Mi piace. Anche se, come detto prima, preferivo dei glitter un po' più sottili. Questi li percepisco anche sugli occhi. Però bello. Bello, sta venendo fuori un look carioca qui. E su quest'altro occhio applico per mostrarvi questa qui arancione. Giusto per comunque utilizzarla, vedete che anche lei è molto pigmentata. Voilà. Poi, beh, qui sotto non voglio mettere nulla, oppure magari metto un po' di verde, dai, un po' per dare continuità. Quindi off camera metto un po' di matita verde, la sfumo sotto l'occhio. Raga, comunque questi scovolini però sono proprio brutti. A parte che sono, come detto prima, sono grandi, non sono sottili, ma poi sono anche duri. Cioè, mi sto facendo male per non prendere i miei pennelli. Ma sti cosi sono proprio pessimi, super bocciati. Comunque, matita sotto sfumata. Vanno sfumate subitissimo, altrimenti ciao, non potete più lavorarle. Adesso, prima del mascara,
Poi dopo passiamo ai prodotti labbra, abbiamo finito. Per sopracciglia non ho nulla, però poi comunque devo struccare, quindi le lascio così, non le trucco. Nel calendario è uscito questo stamping, non è un eyeliner, ma è uno stampo a forma di stella che voglio applicare qui, forse qui. Meglio. Dio, non è proprio super nero però, eh? E non è nemmeno super precisa l'applicazione. Carina come idea per chi ci vuole giocare, però. Ma non è preciso, non è super nero. Lascia queste striature, vedete, di sporco. No, non lascia un disegno definito, quindi no, non mi è piaciuto. E adesso il mascara, anche questo l'ho acquistato io veramente un sacco tempo fa e lo voglio troppo provare. Questo è un mascara che promette sia volume che lunghezza. Ha lo scovolo abbastanza cicciotto. In setole però, quindi non è elastomero. Ho un po' paura perché è cicciotto. Comunque ho incurvato anche le ciglia come mio solito fare. Lo applico e ci vediamo dopo. Ok, questo mascara applicato, qui ho fatto due passate e qui ancora no, è rimasta una. Allora, non è un mascara super nero. Vedete, e non dà tanto corpo alle ciglia, però mi piace il fatto che le pettina bene e soprattutto non fa grumi. Dà un po' di volume, però lunghezza, no, almeno su di me, non l'ho notato. C'è un mascara che rimane piuttosto naturale dall'effetto proprio perché non è corposo, non dà corpo alle ciglia e rimangono comunque naturali, non tanto nere, non colorate, non molto annerite. Però da utilizzare da tutti i giorni è bello, mi piace perché comunque non crea grumi o cose antiestetiche. Poi, come prodotti labbra, ho due prodotti da mostrarvi, poi gli altri li vedremo nell'altro video, sempre inerente a NYX. Ho un prodotto che acquista io, poi non ho mai provato, sempre della collezione Barbie. Io possiedo lo 01, però ho visto adesso che se volete è ancora disponibile, ma la tonalità 02, che è un fucsia se non erro più acceso, perché io li acquist lo acquistai in negozio, li sbocciai tutti e due, ho preso quello che è un po' più scuro, che per me è un po' più portabile, però se volete è ancora disponibile. E comunque si tratta dei rossetti matte lip cream, i loro famosi, sono diventati veramente virali. È tra il prodotto più famoso del brand. E si tratta di rossetti matte ma cremosi, come avere una mousse sulle labbra praticamente, e non asciugano mai però. Quindi trasferiscono. Lo applico. Molto fucsia. Comunque, questa è la tonalità più scura, dovrebbe essere. Comunque, per me è strong. E l'altra tonalità, vi assicuro, che è ancora più strong di questa. Non vedo l'ora di toglierlo perché l'ho preso per la collezione Barbie. Vi dico la verità, per il pack mi sono lasciata trascinare, però. I colori usciti sono due tonalità, tutte entrambe fucsia e non rientrano nelle mie preferenze, lo ammetto. Oltretutto, il brand dice che queste lip cream sono super scriventi. A mio avviso, no. Ci sono prodotti labbra più scriventi, decisamente. A volte intravedo ancora la mia pelle al di sotto, leggermente disomogeneo. Però, come detto, sono delle mousse che hanno
non finisce matte, ma rimangono comunque cremose. E soprattutto, ovviamente, non hanno una durata chissà che, quindi con il cibo mangiando vanno via. E ovviamente il fucsia tende a macchiare la pelle, essendo un colore molto con molte particelle di colore. Vabbè, tanto comunque mi devo struccare. Comunque, attenzione quando usate questi colori. E adesso applico Smooth Wipe, che dal colore mi sembra più idoneo anche con il look fatto. È bello, proprio un color marroncino caldo. Questo mi piace molto di più per gusto personale come colorazione e lo utilizzerei decisamente molto di più rispetto a quello Barbie. Però, raga, vi devo dire, a livello di formula non ho visto chissà che di differenze in realtà con questo, le lip cream classiche, e anche questa la vedo poco pigmentata, esattamente come questa. Non l'ho mai provata, quindi poi vi dirò in info box la durata. Il brand dice che è una tinta labbra matte. Anche lei però disomogenea, mamma mia, tanto. E, non so se transfer si asciuga, non lo so, però il brand dice che rimane cremosa, quindi è la stessa identica cosa secondo me di questa. Questa NYX dice che contiene degli ingredienti burro di karité che comunque vanno a idratare e rendono le labbra, diciamo, otticamente rimpolpate. E vi devo dire no, non le vedo rimpolpate, decisamente no. E, però vi farò sapere, la terrò su tutta la giornata a sto punto e poi in info box vi farò sapere poi se durata eccetera e se mi è piaciuto o meno, però comunque di primo acchito come first impressions secondo me non è cambiato poi così tanto dalla lip cream, sono come formule abbastanza similari perché anche lei si presenta dall'applicazione come una sorta di, sì, di mousse come questa. Niente raga, vi aspetto tutti nei commenti sotto questo video, vi mando un grosso bacio a tutti, ciao al prossimo video.